Ogni venerdì pomeriggio, zeloti dell'ortodossia fanno la ronda nel mercato Machniauda, il più grande di Gerusalemme, e al suono del corno impongono la chiusura dei negozi prima del tramonto, quando entra lo Shabbat e per gli ebrei osservanti è d'obbligo il riposo. Ad annunciarlo la sirena. L'indomani, sabato, la città santa si sveglia così. Nella parte occidentale ed ebraica, lo Shabbat è osservato alla lettera. Sospesi i trasporti pubblici, diradato il traffico privato, sbarrati alle auto i quartieri ultraortodossi. Bar e ristoranti restano chiusi, si riempiono le sinagoghe. Anche le strade di grande scorrimento diventano delle quasi isole pedonali, sulle quali arrancano famiglie numerose vestite a festa che vanno a piedi a visitare parenti ed amici. Ma basta spostarsi nella parte orientale della città, alla porta di Damasco, cuore della Gerusalemme araba, e tutto cambia. Il mercato della frutta e della verdura è affollato all'inverosimile. Nei pentoloni si frigge il falafel, squisite polpette vegetali. I turisti possono avere il loro agognato caffè. Qui i giorni di riposo sono altri, il venerdì per i musulmani, la domenica per i cristiani. Una città, due anni. Dopo la conquista della parte est, Israele ha rimosso i segni fisici della divisione della città in due. Niente più filo spinato sulla linea verde del 67. Oggi sorge il centro commerciale Mamila. Sempre più spesso qui ebrei ed arabi fanno shopping nelle stesse boutique di lusso, siedono agli stessi bar con vista. Eppure una cortina invisibile continua a separarli, un muro immateriale di rivendicazioni, recriminazioni, diffidenza. Shmi Malena Cohen Simbergno. Ani noladeti b'Argentina. ומיד כשסיימתי את הלימודים, עלינו לארץ עם בעלי ועם הבן שלי. אנחנו 10 שנים בארץ. אני באה ממשפחה יהודיה, שכל החיים שלי, מאז שהייתי קטנה, למדתי על יהדות ועל ישראל, ואחד מהשאיפות שלי, מהתקוות שלי, זה היה להגיע לארץ, להגיע ל... לישראל. I am Dr. Abdesalam Abu Libde. I am from Jerusalem. I am a Palestinian person. I have Israeli ID and I have a Jordanian passport. See, we are moving from Ramallah to Jerusalem. Now we are approaching the wall and we are reaching the checkpoint. The man on the checkpoint, if you can notice you are Arabic, definitely will stop you and ask you about your ID. If not, then you can continue. It's about if you have a mustache, hair cover, but for me, you know, because I have my glasses, I am a little bit not black, I don't have a mustache. So they saw the camera, we passed, that's it. Now we are in Jerusalem, you are in the Israeli part now, everything will change now. Ciao.
Malena e Abed lavorano come pediatri nello stesso dipartimento malattie croniche dell'infanzia dell'ospedale Adassa, che con le sue due sedi, Monte Scopus e Kerem, è una città nella città, un microcosmo di Gerusalemme. 1000 dottori, 2000 infermieri e ogni giorno 50.000 pazienti. Qui persone di diversa etnia, religione e credo sono trattate esattamente allo stesso modo. אנחנו במחלקת ילדים א', אנחנו כרגע נמצאים במשחקייה או בבית ספר. כשהילדים נמצאים פה באשפוז, אז הם באים לחדר הזה, כך שכל הילדים יכולים ללמוד ולשחק. We have patients from all from the city, Arabic, Muslims and Jewish and Christians. They come here to the hospital and they play here together and here they share their pain together and they have teachers, people that they talk with each language with them, either in Arabic or in Hebrew, and they are having fun here during their stay. So we know that Jerusalem is a city with a lot of tension and conflict. Is a task for a doctor? תראה, אני חושבת שמהרגע שאנחנו רופאים ואנחנו, המטרה שלנו זה לטפל בחולים, זה לא משנה מה הדת ומה התרבות שלו. וכמו שאתה רואה פה, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו רופאים גם יהודים וגם ערבים וגם נוצרים, וככה גם המטופלים שלנו. Now we are in the intensive care unit in the pediatric ward here in Hadassah, and we can see here that we have, you can have a quick look that we have different problems here, and you can see that they all have the same special care in the pediatric ICU. You can see here either Arabic patient here with her mother, and here is the Israeli one with his patient. And as she told you, that we are here doctors, and you don't feel any difference during your stay in the hospital. It's our message, and this is a very good step in Jerusalem. All'Adassa vengono curati come pazienti palestinesi provenienti dalla Cisgiordania e dalla striscia di Gaza. Prima di arrivare qui, molti di loro non avevano mai visto un israeliano che non indossasse gli abiti ostili del soldato o del colono. Quelli da clown di Ito sono di gran lunga più rassicuranti. וכשהוא מגיע, אז יהודים וערבים מסתובבים סביבו, ואז אתה רואה ילד על יד ילד עומדים, לוקחים יד, צוחקים ביחד, משחקים ביחד, מנפחים בלונים, משתוללים, עושים הצגות ביחד. אז זה זמן שהם עושים את הדברים ביחד. Gerusalemme ha superato con difficoltà la dura prova degli attentati degli anni 2000-2005. L'ondata di violenza ha fatto centinaia di vittime. Molti feriti da entrambi i lati della barricata sono stati ricoverati qui. Per aver garantito lo stesso trattamento medico a tutti i pazienti anche in una stagione così difficile, nel 2005 l'Adassa è stato candidato al premio Nobel per la pace. Uno dei frutti perversi prodotti dal terrore è ben visibile dal cortile dell'ospedale, il muro di separazione. These 10 years were not easy. There were the intifada and many casualties were hurried to this hospital, and we got tens, hundreds of people who were wounded. When some of the Arab patients saw on TV a bus that was exploded, they were very happy. Where the team had to continue to take care. So at the beginning we had some conflicts, but then very, very fast we understood the conflict, we understood the problem, and we reduced the fire, and we decided that here we will not talk or do any politics. We are medical team, nursing team, they are the patients, and we have to cope with what they say, what they do, and to give them the best treatment than we can. L'Adassa fu fondato dall'ebrea americana Henrietta Zold. Il primo programma Tipat Chalav, goccia di latte, fu lanciato nel 1921.
contribuì a ridurre drasticamente la piaga della mortalità infantile, che nella Gerusalemme ai tempi del mandato britannico colpiva indistintamente neonati ebrei ed arabi. Per ironia della sorte, proprio col sangue del personale della Dassa, una istituzione che ha nei cromosomi la coesistenza, è stata scritta una delle pagine più crudeli del conflitto arabo-israeliano. Pochi giorni dopo la strage compiuta dalle forze paramilitari ebraiche dell'Irgun nel villaggio arabo di Dir Yassin, il 13 aprile del 1948, le milizie arabe attaccano un convoglio di medici e infermieri della Dassa. Due volte alla settimana si arriva un convoglio di medici, infermiere e lavoratori di ospedale, malati che andavano all'ospedale del Monte Scopus. Il convoglio andava da quella strada là e saliva verso il Monte Scopus. Arrivato poco dopo la lapide, c'era una mina sotterranea che fece saltare la prima ambulanza. Saltò l'ultima ambulanza e tutte le macchine che c'erano in mezzo furono bloccate. Per 9 ore erano sotto mira di orde di arabi che abitavano da queste parti, che sparavano e sparavano tutto il tempo su queste macchine. 9 ore. 79 morti, tra questi c'era mia madre. Lei era tornata poco prima dal campo di sterminio di Auschwitz. Per quei 79 c'erano grandissimi scienziati, persone di una levatura incredibile, una scienza che ha aiutato questo paese e tutti i dintorni. Oggi nell'ospedale ad Assa vengono ricoverati ebrei, cristiani e musulmani, e così era anche allora. Quello che questo paese può dare è rappresentato da questo incredibile ospedale. Baruch atta Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav. Oggi si inizia Hanukkah, la festa delle luci. Spetta al più piccolo dei 3 figli di Malena l'onore di accendere la prima candela. Il rito si ripete per 8 sere, ogni sera una candela in più. La festa ricorda un miracolo avvenuto all'epoca dei Maccabei. La menorah, il candelabro del Tempio, restò accesa per 8 giorni nonostante l'olio fosse sufficiente per uno solo. Malena e Ariel, il marito, abitano in un elegante sobborgo di Gerusalemme. Non sono religiosi, ma osservano le tradizioni. Come ogni festa che si rispetti, Hanukkah si conclude con un pranzo luculliano. L'identità a volte può essere una gabbia, l'appartenenza una prigione. Malena invece attraversa quotidianamente i muri invisibili di Gerusalemme. Una volta a settimana tiene visite in un quartiere di ebrei ultraortodossi, dove le donne sono tenute a vestire con modestia e quelle sposate indossano la parrucca. 2 volte al mese va nel quartiere arabo di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, dove pochi ebrei mettono piede, soprattutto ora che la tensione è alle stelle per lo sfratto di alcune famiglie arabe. ונותנים לי תמיד תחושה טובה, אף פעם לא הייתה לי שום בעיה, לא של גזענות ולא של אנשים ששאלו יותר מדי שאלות. Anche Abed attraversa confini. 2 volte a settimana tiene visite nel centro diabetico di Ramallah. Al ritorno, sotto i suoi occhi, scorrono le immagini della complessa realtà dell'area, gli insediamenti ebraici, il muro, le code a checkpoint. Oggi è venerdì, giorno di festa per i musulmani. Abed lo consacra alla famiglia.
vive a Gerusalemme Est, nel quartiere residenziale di Beit Hanina, a pochi isolati dal premier palestinese Salam Fayyad. Scherza con un proverbio arabo: se vivi vicino ai ricchi, perlomeno sarai felice. La moglie, Shoharet, insegnante, ha preparato per pranzo una pietanza tradizionale, il maklube, letteralmente sottosopra, pollo, riso e melanzane, che deriva il suo nome dal fatto che si serve rovesciato su un vassoio. Abed e Shoharet hanno 3 figli, 2 femminucce e un maschietto. Un quarto, anzi una quarta, in arrivo. Congratulazioni, una buona notizia. A good news. We are expecting a girl. It's in our culture you have to give a half congratulations. It's like a joke when you say you have a newborn. Ah, you have a newborn? Okay. Is it a boy or a girl? It's a girl. Congratulations. And if you say it's a boy, ah, congratulations, it's twice. Abed è nato nel 71, non ha ricordi di come fosse Gerusalemme Est prima della conquista israeliana del 67. I genitori ovviamente sì. The holy places are still the same, but the habits of the people here in Jerusalem now differs from the habits before. The habits were well than now. The people were in safe and happy life because now people are grief. L'anno prossimo a Gerusalemme è l'augurio che ancora oggi conclude la cena della Pasqua ebraica. Esprime il desiderio del ritorno nella terra degli avi, coltivato per 2000 anni dagli ebrei della diaspora. Un sogno divenuto realtà con la nascita dello Stato di Israele. È lo stesso sogno che ha spinto Malena a lasciare la sua Argentina e a seguire quel faro di spiritualità che per gli ebrei è rappresentato dal Tempio distrutto da Tito nel 70 d.C. זה מרגש להגיע לכותל, זה מקום כמו שכולם יודעים, זה קיר שנשאר מבית המקדש, אנחנו מדברים על מאות שנים, אלפי שנים, וזה מרגש, זה נותן הרגשה מאוד מאוד כבדה להגיע לפה, זה אחד מהמקומות שהיהודים הכי רוצים להגיע. לא משנה דתיים, לא דתיים, אנחנו מגיעים לפה וזה משהו עושה לנו בפנים. המנהג הוא לכתוב פתקים, אנחנו כותבים פתקים, דברים שאנחנו מאוד רוצים, שמאוד מבקשים. Gli ebrei pregano al muro del pianto da 2000 anni. Ritengono che Dio abbia qui la sua dimora. Per questo le fessure tra le sue pietre sono usate come buca delle lettere. Le sagome dell'islamico Duomo della Roccia e della Moschea Al-Aqsa si stagliano sulla sommità, laddove un tempo sorgeva il Tempio ebraico, a ricordare che questo non è solo un luogo santo, ma anche il più conteso. נכון, נכון, זה מאוד קשה. תראה, אנחנו, איכשהו אנחנו מתרגלים לזה, למצב הזה שיש קונפליקט בין יהודים וערבים וכל הדתות. השאיפה של כולנו זה להגיע לאיזשהו שלב שלא יהיו בעיות כאלה. Abed ama venire al nobile santuario, Al-Haram al-Sharif, come si chiama in arabo la spianata delle moschee. Ricorda quando, da bambino, veniva qui a giocare. Oggi è venuto per pregare alla moschea Al-Aqsa, terzo luogo santo dell'Islam. Prophet Muhammad, that when he was started his risale 1400 years ago, he came from Mecca. Through something we call it Al-Burak, God sent to him and he brought him here, and then he went to the sky and he went back to Mecca, and the story starts from here. It's a third holy place in the world for Muslims. Every Muslim people, they respect the place,
this place, and they come to pray here. It's a holy place, and even a nice place. You can see the Dome of the Rock, you can sit between the trees, you can come with the family. It's not only just you can pray, you can sit here, you can, the kids can play here, talking about religion, chatting, anything you can do here. Maybe it's a religious lesson, yeah. They are having, after the prayer of the noon time, we have the feast, our feast, the Al-Adha feast. We come to pray the prayer for the feast here early in the morning. We start from here and then go, we visit all family members. Here on Friday, it should be full. So you can either pray here or here. As you have entered, it's the same thing. But you know, if you go inside, it's much beautiful, much better to go to the mosque itself. La moschea Al-Aqsa fu edificata alla fine del VII secolo. È considerata la seconda più antica al mondo, dopo quella della Mecca, anche se della struttura originaria rimane ben poco. Dopo il terremoto del 1937 fu restaurata anche col contributo dell'Italia, che donò il marmo di Carrara, con cui sono ricoperte ancora oggi le colonne. Nel 1969 un incendio doloso appiccato da un fanatico cristiano distrusse tra l'altro uno dei suoi gioielli, il pulpito di Saladino. Here you can appreciate that here the name of the Khalifa that came exactly after the Prophet Muhammad, Abu Bakr, Omar, Ali, l'Abbas. This is the date. This is the 8th in the 8th of November and the Arabic date 2nd of Dhul-Hijjah, the exact time and the time of each prayer, early in the morning and noon time, afternoon, in the evening and before sleep. And here that all Quran and holy books that you can read anytime you want. Al centro della spianata il Duomo della Roccia, custodisce la roccia della fondazione dove tutto è accaduto. Secondo le diverse tradizioni, qui Dio creò Adamo, qui Abramo quasi sacrificò Isacco, qui si trovava il Sancta Sanctorum del Tempio, qui Maometto ricevette da là il comandamento di pregare 5 volte al giorno. Insomma, è il punto di giuntura delle 3 fedi monoteistiche, ebraica, cristiana, musulmana. The Walling Wall is there. It's very close. And if you can see over there, you can appreciate that this is where Jesus had his last supper over there. Yeah. it's very close. I think that Jerusalem is the heart of the world. If things are stable here, the whole world will be stable. I pellegrini che vengono a Gerusalemme trovano una città molto diversa da quella descritta dai Vangeli. Il caso più evidente è rappresentato dalla Via Dolorosa, il cui percorso, in gran parte arbitrario, è definito secondo una tradizione che si è cristallizzata solo nel XIV secolo. E anche quando l'autenticità dei luoghi è suffragata da studi scientifici, c'è bisogno di molta immaginazione per comprenderne la struttura originaria. È il caso del Santo Sepolcro, che sorge su una cava, uno scenario compatibile con quello della crocefissione e della sepoltura di Gesù, di cui però vediamo solo alcune sporgenze. Eppure, il turista non frettoloso può ancora oggi camminare sulle pietre che certamente Gesù calpestò, può vedere i resti di costruzioni che erano al loro splendore nella Gerusalemme dell'anno 1 della nostra era. A farceli scoprire una guida d'eccezione, Dan Bahat, archeologo di fama mondiale, che ha speso tutta la vita a svelare e divulgare i segreti nascosti nelle viscere di Gerusalemme. Il primo luogo nel quale ci porta è la cittadella di Davide, sede del museo sulla storia di Gerusalemme, che ha una sezione dedicata alla Gerusalemme di Erode il Grande. Of all the periods in the history of Jerusalem, this one is the most important for Christians, because Christians want to see in their eyes how Jerusalem was in the time of Jesus. This is when the city reached its apex of beauty. You know that in the Talmud we have got a saying that out of 10 cubits of beauty which came down to the world, Jerusalem took 9 and won the rest of the world. The Jews saw it as the most beautiful city in the world. Indeed it was with Herod's works. For the Christians, on the other hand, it is less the beauty of the city, it is more the importance of the city. This is the city where Jesus came, where Jesus was destined to die,
on the cross and to ascend to heaven. So all that together, the resurrection, the trial of Jesus, the sufferings of Jesus, all took place in Jerusalem, and also the miracles. You cannot imagine the life of Jesus without the pool of Siloam, without the pool of Bethesda, without the temple. This is actually the essence of Christianity in the life of Jesus. Jesus was born a Jew, lived as a Jew, and died as a Jew. Per ammirare la Gerusalemme di Gesù, oggi bisogna scendere nel sottosuolo, imboccare il tunnel scavato lungo il muro occidentale del Tempio di Erode, sotto i quartieri medievali della città vecchia. È questo uno dei posti più suggestivi per un pellegrino. Qui si può comprendere a fondo la grandezza del lavoro intrapreso dal re dei Giudei. Here we have actually the largest building stone discovered in this country. And amongst the largest in the world, it is 14 meters long, 3.3 meters high, 4.6 deep, and it weighs 600 metric tons. They used all the technology which we have of that period, pulleys, in Italian curricula, and they used big cranes. Together, the Romans knew to reduce weight from 40 to 1. It was so much work that 90 years did not suffice for the construction of the whole structure. When Jesus said that he could destroy it in 3 days and rebuild it, the Jews are angry at him. Il tunnel è lungo mezzo chilometro. Nel punto dove si avvicina alla pietra della fondazione, il Sancta Sanctorum del Tempio, un gruppo di donne ebree è raccolto in preghiera. German Jews don't go up to the Temple Mount because they consider the Temple Mount area so sacred that they are afraid that if, in case they go up there, they will desecrate it. So they look for alternative by going to a further place which will be the closest to the Holy of Holies. It is even holier than the praying plaza which is outside. Ritornando verso l'ingresso del tunnel, si incontra una stanza di rara bellezza, da poco aperta al pubblico. We are now in a room which we call the Herodian Hall. Actually, it is the best Herodian Hall found till now in Jerusalem. To this very day, we don't know what it was used for. Outer wall of this building is very typical to Herodian masonry of holy places. Since outside there was the main street of Jerusalem on which Jesus walked, he definitely saw this building, at least from its exterior. Nel 130 l'imperatore Adriano trasformò Gerusalemme in una città pagana, la nominò Elia Capitolina. Resti imponenti dell'epoca si trovano sotto la porta di Damasco. I segni della cristianità vennero cancellati. Fu Costantino, molto tempo dopo, nel IV secolo, a ordinare la costruzione del Santo Sepolcro. La Basilica ha conosciuto tante di quelle vicissitudini che oggi, per vedere i resti più importanti della struttura originaria, bisogna entrare in un luogo semi sconosciuto, l'antica chiesa russa di Aleksandrovskij. This is one of the most exciting sites in Jerusalem for a Christian pilgrim, and the reason is that we have here the eastern wall of the original Church of the Holy Sepulchre. We can see even the holes on the wall, which were originally for the nails which attached the marble slabs to the church. And all the pilgrims who came to Jerusalem, the first pilgrim, always speak about when the sun is rising from the east and you see the wall and the white marble, as if the whole of the church is sparkling with beauty and lot of light. Friedman. I'm not a tourist guide or anything like that. I'm a chef in my profession. We're going to have a culinary tour here in Machne Yehuda's market, and we're going to see all the beautiful things that the market has to offer to us. We're going to smell a lot of good things, and we're going to taste a lot of things during our tour. The market is basically looking for us. Per i gerusalemitani, Machne Yehuda è semplicemente lo shuk, dall'arabo suk, mercato appunto. In realtà è molto di più. Tra
Tra i banchi del mercato spuntano sempre più numerosi caffè e ristorantini dove si possono anche gustare pietanze tipiche. A fare di Mahmoud Ouda un luogo turistico da non perdere, la varietà impareggiabile dei prodotti. Convergono nello souk, infatti, tradizioni gastronomiche che hanno origine nei quattro angoli del mondo, specchio di una città da sempre, crogiuolo di popoli, etnie, culture diverse, uno dei grandi crocevia tra Occidente e Oriente. The culture of the culinary is started a bit earlier with a lot of mixtures from all the people, the Jewish people that come from all over the world. Some from Iran, some from Morocco, some from Polish, some from French. And we made a mixture of food here. And when you come to the market, you see a lot of things that you probably see only in the Middle East and probably you see only in Europe, and you see everything here together. So we have almost everything. And it's an authentic place, it's a real place. Tali oggi accompagna nello souk un gruppo di 22 ebrei canadesi. La prima tappa nel cortile della bottega di Efi. La sua specialità sono le burrecas, un piatto tradizionale degli ebrei sefarditi, sfoglie di pasta ripiene di formaggio, spinaci ed uova. Non lontano la bottega di Tango Shavit, georgiano. Ha fatto Aliyah, cioè è venuto a vivere in Israele nel 92 dopo il crollo del regime comunista. Ha lavorato per anni come elettricista, l'anno scorso la svolta. Ha deciso di introdurre nello souk un temibile concorrente delle sefardite burrecas, il georgiano Khachapuri. האוכל הכי בסיסי והמפורסם שיש במדינת ישראל זה בורקס. כשטעמתי את כל סוגי הבורקסים, החלטתי להביא את הבורקס הגרוזיני גם. העדה הגרוזינית הצליחה לשמר את המוצר הזה בשיטת אפייה עתיקה. לא שדרגו את המוצר עם מרגרינה או עם כל אמצעי אפייה שקיצר תהליכים ועשה את האפייה יותר קלה. Uno dei negozi più antichi del mercato è il Regno della Halva, è qui dal 1947. Abba shel Saba itkhil yatzer od be Morocco. Vaz alu la'aretz garu be'ir ha'atika, betoch ir ha'atika sham haya mif'al katan, hayu meyatzrim, haya chanut tana ve'hayu mokhrim. La'achar miken shegirshu et ha'yehudim me'ir ha'atika, avanu le'Yerushalayim, le'merkaz ha'ir po, vaz lakhu et ha'chanut bashuk, mashu miyuchad ba'halvot shelanu. שזה הכל סומסום טהור, אנחנו מייבאים את הסומסום מאתיופיה, טוחנים אותו באבן ריחיים כדי לשמור על האיכות שלו, אנחנו מוכרים רק פה בשוק, יש לנו שתי חנויות בשוק, לא מוכרים בשום מקום בעולם, בגלל שאנחנו לא עושים כמויות, עובדים רק המשפחה במפעל. Lo souk oggi in rapida trasformazione. Il punto di svolta all'inizio del 2000, proprio quando il mercato colpito dal terrorismo era sull'orlo del baratro. 30% מהחנויות פה היו סגורות ועוד 30% החליפו ידיים בתדירות של אחת לכמה חודשים נשארו פה כמה עסקים חזקים והגעתי למסקנה שבאמת מה שצריך פה זה באמת קפה וקפה טוב ואיכותי לאט לאט גם בגלל שהקפה הלך ותפס תאוצה וגם בגלל זה שהרבה מאוד מדיה תקשורתית הגיעה לפה לסקר איזשהו פסיכי אחד שפותח בית קפה במקום די מת אלי מזרחי ha fatto scuola. Oggi piccoli caffè e micro ristoranti fioriscono nel cuore dello souk. Accanto alle botteghe tradizionali spuntano vere e proprie boutique. Bache Fromagerie marzica 1200 sughe gvino. E Fromagerie d'Europa marzikim 50-80 sughe. E בדרך כלל אתה הולך לאיטליה, אתה מוצא רק גבינות מאיטליה, אתה נוסע לצרפת, רק גבינות מצרפת. פה יש ספרד, צרפת, איטליה, הולנד, שוויץ, הפריניים. כל העולם במקרר אחד. בירושלים יש קיבוץ גלויות שצריכים לגבינות הבית. כל אחד מוצא את הגבינה שלו פה. מחנה יהודה's Market, Eli Bash's Store. I nostalgici hanno gridato allo scandalo quando nel 2008 ha fatto la sua comparsa sul viale principale dello souk Caffè a Roma, l'equivalente israeliano di Starbucks. Globalizzazione, snaturamento, allarme ingiustificato. Il mercato si rinnova, attira un nuovo pubblico, torna a pulsare, scopre lo chic, ma non perde la sua identità, la sua magia, il legame con tradizioni antiche. Ima Kube è uno degli ultimi ristoranti sbarcati a Mahmoud Ouda. L'arredo è elegante, il cibo tradizionale.
Nel menù ricorre la parola cube, gnocchi ripieni di carne speziata, piatto tipico della cucina del Kurdistan iracheno. È arrivato a Gerusalemme con gli ebrei originari della regione in fuga dalle persecuzioni. A preparare questi gnocchi un piccolo ma energico drappello di donne. לפני המסעדה הייתה לנו, חנות בשוק, בשוק העיראקים של בשר ועופות שמכרנו שם כ-15 שנה, 20 שנה ואימא שלי רצתה כל הזמן לבשל ולעשות מסעדה וזה היה הרצון שלה והיא סחפה את כולנו ככה אחריה ו... ופתחנו טובה זה האוכל שלנו, הוא מסמל את, את האוכל של הבית שלנו ככה, את ה... וזה מה שאימא שלי מכינה מילדות Il giro culinario si conclude con l'acquisto degli ingredienti e la preparazione collettiva di un pranzo. È qui nel suo studio che si affaccia sul mercato che Tali indossa gli abiti dello chef. Assegna ad ognuno un compito, poi ordina a tutti di lasciare la cucina. Il tempo di preparare la tavola e il pranzo è servito. People looking for something less sophisticated, more simple. When I'm working here in Machne Yehuda, I never know what I'm going to cook today. I'll just go down to the market, I see what it is, I collect everything, and then I come up here and then I cook. Much more tasty and then much more healthy. And this is, I think, the direction that most of the restaurants in Israel go. Mediterranean food built on a lot of olive oil, herbs, tomatoes, olives, the things that even you, the Italian people, love so much, which is similar to you. We're living in the same area. Al mercato Machne Yehuda, la città santa rivela il suo lato edonistico. Ma a Gerusalemme sacro e profano si incontrano anche tra i banchi della verdura. Ogni venerdì studenti delle yeshivot, le scuole rabbiniche, compiono una mitzvah, una buona azione, fornendo a chi vuole i tefillin, i filatteri, lacci per la preghiera. כתוב בתורה של כל יהודי, שיש מצווה להניח תפילין. על ידי שאנחנו שמים תפילין על היד ועל הראש, אנחנו מקשרים את עצמנו עם הקדוש ברוך הוא. I momenti che precedono il fatidico sì sono sempre emozionanti. Immaginate cosa può avere nel cuore una ragazza che non ha mai neppure sfiorato le labbra del suo promesso sposo. Questo è un matrimonio come Dio comanda, un matrimonio ultraortodosso, la regola a Gerusalemme dove gli ultraortodossi sono il 25% della popolazione. זאת אומרת, זה לא איזשהו סוג של צורך גופני, פיזי, בדידות ורצון לברוח מהבדידות, אלא החתונה היא בעצם איזשהו שלב חדש בחיים בשליחות של האדם בעולם הזה. כשהשליחות היא בעצם להקים בית עם משפחה, שמהבית הזה יצא אור לכל העולם. Donne da una parte, uomini dall'altra, anche alle feste di nozze. Nella comunità ultraortodossa i contatti tra opposti sessi sono fortemente limitati. Non stupisce che il compito di trovare moglie o marito sia ancora affidato al sensale. Usually I receive a phone call either from the young man or from the young woman or their parents. Afterwards they come to my home and I interview them anywhere from about an hour to a 2.5 hours. If you meet enough people, then I'm able to sit down with all of the notes that I have, then I see if they're matched. So I set up the date. Most of the time they go to a hotel lobby. Both say they have a good time, the process will continue on for as many dates as it takes. It was considered to be, you know, enough time to date 5 or 6 dates. Now we're finding many more couples whose parents are encouraging them to date 10, 12, 15 dates, which maybe from the secular perspective seems like a very small amount, but in the religious circles, they're becoming much more aware of the fact that the relationship needs to be cemented in a little bit more of a deeper way. Mancano 3 settimane alle nozze. Daniel, 22 anni, è venuta a scegliere l'abito nel più famoso negozio del settore di Gerusalemme.
Anche nel suo caso è stato un sensale a suggerire il partner giusto. Il destino ha voluto che fosse proprio Eliyahu, 26 anni, studente di una scuola rabbinica, un ragazzo sul quale aveva già messo gli occhi in passato. First time we went out, we met in a, we did very typical date thing. We met in a hotel lobby and sat there for 2 hours. It wasn't immediately clear, but that's why we kept going out. We went out for a month and a half, which in some circles is already considered a long time. We met about once every 2 weeks. And then for the week before the wedding, most people don't meet and they don't speak at all. It's very special, but I think I'm looking forward to after the wedding more. I think that will be even more special. La cerimonia inizia con la firma della Ktuba, il contratto di matrimonio. Poi Eliyahu viene accompagnato dal padre e dal suocero verso la sposa. È la prima volta che si vedono dopo una settimana di blackout. Il momento è intenso. La copertura del volto simboleggia che d'ora in avanti la sposa è proibita agli altri uomini. Il matrimonio si celebra sotto un baldacchino, la Chuppa. Momento saliente, la rottura di un bicchiere preceduta dalla frase: se ti dimentico, o Gerusalemme, perderò la mano destra. כשאנחנו מתחתנים, הגמרא אומרת, כל חתונה שמתחתנים, כאילו בנינו עוד אחת מחורבות ירושלים. כאילו אנחנו משתתפים בבניין ירושלים. ולכן אנחנו גם שוברים כוס להגיד, נכון, עשינו עכשיו חתונה, בנינו עוד אחת מחורבות ירושלים, אבל יש לנו עדיין צער בלב על זה שכל ירושלים עוד לא נבנתה. Vista dal Monte degli Ulivi, Gerusalemme mostra i suoi estesi cimiteri, quello ebraico che risale ai tempi di Re Davide, quello islamico che si estende lungo le mura della città vecchia e poco in là, all'ombra della Basilica della Dormizione, il cimitero cristiano. I morti sembrano assediare Gerusalemme come l'esercito un fortino. I used to quote Herman Melville, a greater writer than I am, who was here 160 years ago and said Jerusalem is surrounded by cemeteries and the dead people are the strongest guild of this city. And he was right. These are the dead people who surround Jerusalem
and look after Jerusalem and decide what happens in Jerusalem. It is the important dead people of the past. It is King David and Salah ad-Din and other rabbis and priests and generals and soldiers and politicians who are dead for many years, but they are the real government and the real municipality of this town. They decide, they determine what will happen here, and Jerusalem is talking to them, not to us, not to the living people. So if the important past of this city is still so present, there is no hope to overcome the struggle. Well, there is only one hope, but it's a very small hope, which is that brave politicians and brave spiritual leaders will try to create some new kind of conception, maybe some kind of revolution. Maybe it's about time Jerusalem will be like her two sisters in the Mediterranean area, like Athens and Rome, where you have archaeological sites from the same period, but nobody is fighting over these archaeological sites. Il sole scende dietro la città più santa e più contesa. È l'ora più bella, la più magica. Gerusalemme, a dispetto dei suoi conflitti, è meravigliosa. Con la pace sarebbe paradisiaca.